Calypso è una nenifia bellissima. Ogni persona si meravigliava della sua bellezza, specialmente gli umani. Per questo suo padre Poseidon la manda a vivere da sola sull'isola di ogni c'è il gozo. Questa isola è bellissima. Ci sono alberi, fiori e animali. Calypso trova una caverna e decide di vivere lì dentro. I suoi vicini sono i cervi. E la mattina e la sera passa ore interne a cerenzare questi animali. Una volta durante una tempesta appare una nave che poco dopo affonda. Però poco dopo Calypso vede un uomo che cerca di raggiungere la spiaggia un nuoto. Calypso è contenta perché non rimarrà sola sull'isola. Allora prende dell'acqua e va ad offrirla all'uomo. Lei gli chiede il nome e lui risponde: ci si chiama Ulisse e ci ritorna di una guerra. Poi le si presenta e dice: c'è la famiglia di Poseidone. Il due del mare gli dice anche se desidera che lui rimanga con lei. Ulisse risponde che per far questo lei deve indovinare i suoi pensieri, e lei gli dice subito che lui pensava alla moglie Penelope e al figlio Telemaco. Ulisse le risponde che siccome gli piace navigare, con può stare a lungo con lei. Infatti, da quello stesso giorno Ulisse incomincia a raccogliere dei rami per costruire una zattera, ma durante la notte Calypso riesce al vento di distruggere quello che costruisce Ulisse. Questa storia è durata ben 7 anni, finisce Zeus. Se annoia e con la tua di sua figlia Atene fermo il vento. Una volta terminata la zattera, Ulisse se ne va via dall'isola. Dopo questa esperienza Calypso diventa triste ed è scomparsa nel nulla. Però il suo incanto e la sua bellezza trasformano la zona in un posto veramente bellissimo e incontavelo.